Web spettatori di SicilianNews.tv, siamo qui a Enna, dove la via Pergusa è un po' intasata perché sta avvenendo un volantinaggio un po' particolare. Come vedete alle mie spalle ci sono due tipe strane, non so adesso se sono regine, contesse. Ci avviciniamo un po' per vedere cosa sta succedendo. Buongiorno, buongiorno. Allora, io non ho capito bene, sono delle regine, cosa rappresentano? Sì, loro praticamente appartengono alla stirpe dei Borboni. Addirittura? Sì, stiamo inaugurando il locale, come vedete, Caffè Borbone, il caffè migliore che c'è. Il Caffè Borbone ha una storia antichissima, risale al 1734, quando il 10 maggio il re Carlo di Borbone, prima di entrare a Napoli, passato dai frati minimi, dove gli hanno offerto questa bevanda buonissima, energizzante, che era appunto il caffè. E da quel giorno poi i napoletani si sono interessati appunto a questa ricetta, migliorandola negli anni. E quindi ormai sono passati secoli e secoli, e loro le avete riesumate dal 700 ora, sono ancora intatte. Rappresentano appunto i Borboni. Due regine, come si vede, e quindi sì, noi rappresentiamo appunto questo marchio. Allora, questo caffè è buonissimo, energizzante. Molto. Che effetto fa su questo caffè Borbone? Vede, no? Che siamo in movimento. Questi capelli sono saliti per il caffè. Per il caffè. Sicuramente. Dalle alte camere reali a fare volantinaggio, come ti è finita, regina? Ci abituiamo a tutto, pazienza. È la crisi, giustamente si ci deve abituare a qualsiasi lavoro. Ovviamente. E allora invitiamo i web spettatori di SicilianNews.tv ad assaggiare. Sì, siete tutti invitati a venire a degustare questo caffè buonissimo, non ve ne pentirete. Allora, lei l'ha già assaggiato? Io l'ho assaggiato, è buonissimo. Io non sono interessato come la signora, che sicuramente è la padrona, però vi posso dire che è un caffè buono. Allora invita i suoi concittadini a venire a degustare e a comprare il caffè qua. Vi aspettiamo numerosi, grazie.